500 € di shopping da Sephora. Cioè, secondo voi è normale non mettere neanche un campioncino? Non lo so. Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, come sapete, c'è appena stato il Black Friday e io ovviamente non potevo non approfittare per fare un po' di shopping. C'erano diverse cose che volevo prendere da Sephora, che come sapete qui in Olanda Sephora non esiste, hanno chiuso tutti gli store. C'era tanti anni fa, quando mi ero appena trasferita, poi hanno chiuso tutti gli store e anche il sito Sephora Olanda, ma è possibile da qui ordinare sul sito francese. La spedizione ci mette un pochino di più, però in compenso posso ordinare dal sito più grande e originale, appunto, di Sephora Francia, dove arrivano sempre tutte le novità velocissimamente. E stavolta, ragazzi, ho speso 500 € da Sephora, quindi direi che mi sono lasciata andare un bel po'. Vi devo dire, per la spesa di appunto 500 € erano 4,70-4,80, mi aspettavo mi arrivasse un pacco gigantesco, invece guardate che cosa mi è arrivato. Questo qua, ok? Cioè, io me l'aspettavo seriamente molto molto più grande e me lo sarei aspettata anche impacchettato un pochino, in modo un pochino più carino, perché questo è quello che mi è arrivato, cioè ci sono tutti i prodotti e c'è questa carta antiurto, effettivamente dei colori di Sephora bianco e nero, però per il resto sono solo prodotti lanciati così nella box, quindi direi che avrei apprezzato almeno una bag, la shopping bag di Sephora, o perlomeno qualche campioncino che non ho ancora controllato in realtà all'interno, quindi spero mi abbiano messo almeno un campioncino, ma andiamo a vedere appunto che cosa ho acquistato. Vi anticipo che ho preso un sacco di cosine da Rare Beauty perché voglio farvi un video dedicato. Mi avete chiesto in tantissimi, ormai è un bel po' che questo brand è uscito in Italia, mi avete chiesto in tantissimi di farvi il video dedicato e quindi ho deciso appunto di prendere un sacco di cosine. Numero uno, perché ero anche curiosa, onestamente, ho sentito parlare molto bene. Qualcosina ho provato di Rare Beauty e devo dire che mi sono piaciute molto le cosine, quindi sono molto curiosa prima di tutto di testarle e usarle personalmente, poi appunto voglio farvi assolutamente un video dedicato. Naturalmente fatemi sapere se vi interessa, ma appunto me l'avete chiesto in tantissimi. Poi ci sono altre cosine che mi servivano, altre che volevo provare, quindi vediamo tutto quanto assieme. Come al solito il mio Starbucks, tra l'altro, non può mai mancare, è una specie di rito diventato, cioè quando filmo ho il mio Starbucks. Questa, tra l'altro, è sempre l'edizione natalizia del Mocha, che è buonissimo. Primi prodotti che ho acquistato sono questi tre di Olaplex, c'è il numero 0, questo qua, il numero 3 ed il numero 6. Questi sono i miei prodotti preferiti di Olaplex e siccome li sto per finire li ho riacquistati nuovi, ecco, ma non è assolutamente la prima volta che li acquisto. Vado sempre ad utilizzare il numero 0 ed il numero 3 che si utilizzano appunto uno dopo l'altro se si vuole fare il trattamento, quello strong, quello che funziona meglio, ma si possono utilizzare in realtà anche separatamente, non necessariamente, però io vi consiglio di appunto utilizzarli assieme. Va spruzzato prima il numero 0 su tutti i capelli fino a quando sono quasi praticamente bagnati, devono essere molto saturi di prodotto. Va lasciato in posa una decina di minuti e poi subito sopra procedo con il numero 3. Anche questo, no, questo è un minimo di posa di 10 minuti, ma a volte lo lascio anche mezz'ora, 40 minuti, un'ora, magari faccio altre cose nel frattempo e appunto lo lascio agire. Poi lavo i capelli. Una volta che sono lavati e tamponati con l'asciugamano, vado ad applicare una noce di prodotto abbastanza abbondante perché non unge i capelli, di numero 6, asciugo i capelli e poi prendo un'altra piccola 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 noce di prodotto e lo applico anche su capelli asciutti. Per quanto mi riguarda, i prodotti Olaplex non hanno eguali, mi ci trovo benissimo, li utilizzo sia a casa una due volte alla settimana o dipende più o meno quanto sono pigra e chiedo sempre anche al parrucchiere di utilizzarli quando vado a fare i colpi di sole. Un altro prodotto che voglio provare della linea Olaplex è anche l'olio, perché un altro prodotto che applico sempre 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 sui miei capelli è appunto anche l'olio per capelli solo sulle lunghezze. Siccome ne ho tantissimi da finire adesso, non l'ho acquistato questa volta, ma con il prossimo ordine che farò da Sephora voglio assolutamente provare anche l'olio Olaplex perché
perché ne ho sentito parlare molto bene. E poi appunto io questi prodotti li amo, veramente non posso vivere senza di loro, quindi penso che li conosciate già tutti se avete i capelli appunto secchi, rovinati, colorati come i miei e avete bisogno di un buon ristrutturante, ragazzi, questi assolutamente. Poi ho comprato, questo è di Dior, ho comprato il fondotinta Forever tenuta 24 ore, questo l'avevo già utilizzato, me l'aveva spedito il brand, mi ci sono trovata benissimo, era veramente diventato uno dei miei fondotinta preferiti, l'ho finito da poco e quindi ho voluto assolutamente riacquistarlo. L'altro era in colorazione leggermente più scura, questa è la 1N, ma visto che sto usando tanto autoabbronzante spero che mi vada bene la colorazione perché veramente non ne ero sicura. Quello che mi piace di questo fondotinta è che dà una buona coprenza ma ha un effetto naturale, io ho bisogno di non tantissima coprenza, però almeno una coprenza media, quindi mi piacciono i fondotinta che effettivamente riescono a coprire, specialmente d'inverno, tutti i rossori che la mia pelle purtroppo super delicata ha, e questo è fantastico e dura perfetto fino a sera. Questa è la versione matte, ma c'è anche la versione forever, quella idratante per le pelli secche. Voglio vedere in diretta con voi se ok, è già uscito, se il colore è giusto, vediamo. Vi dirò che mi sembra proprio di sì, assolutamente mi sembra perfetto una volta sfumato, che dite? Molto contenta di aver azzeccato la tonalità e molto contenta di tornare ad utilizzare questo fondotinta. E pensandoci bene, lo sapete, io ricevo tantissimi prodotti, tantissimi fondotinta, e quindi ne ho tantissimi di fondotinta del mio colore. Quindi se vado ad acquistare proprio un prodotto in particolare significa che veramente mi ci sono trovata estremamente bene, quindi molto molto felice di questo acquisto. Menzioniamo anche che ha un fattore protezione 20, che ok, non è il fattore protezione più alto che esista al mondo, però non è niente male, io comunque metto la base sotto protezione 50, quindi questo è un bel extra, diciamo così. Lo sapete, voglio sempre proteggere tantissimo la mia pelle dal sole, è la causa di invecchiamento numero uno, quindi sole non mi avrai mai. Vi faccio vedere i prodotti Rare Beauty che ho preso per ultimi, ok? Adesso vediamo altri brand, ragazzi. Questo è un prodotto che io non vedevo l'ora di provare, questo è un prodotto per capelli, si chiama Color Wow. Se seguite il mondo beauty influencer anglofono, su TikTok in particolare, questo prodotto lo conoscete perché è andato virale. Dopo che si è saputo che lo utilizza Kim Kardashian, o meglio il suo parrucchiere lo utilizza su di lei, perché sembra che questo sia, ragazzi, un prodotto miracoloso. Ovvero, io ho visto un video, se lo trovo ve lo metterò qua, in cui viene versata dell'acqua sui capelli dopo averlo applicato e questo prodotto forma una pellicola completamente impenetrabile dall'acqua sui capelli, e quindi le gocce d'acqua scivolavano via dalla chioma che appunto non assorbiva assolutamente niente, zero. Quindi questo è fantastico se come me, quando c'è umidità, i vostri capelli si gonfiano tantissimo, i miei sono super sottili, quindi divento un cespuglio crespo, ok? Che almeno mi venisse il volume, no, il volume non ce l'ho comunque, però divento un cespuglio crespo, e questo dovrebbe essere la risposta a tutti i miei problemi. Questo video, cioè appena ho visto questo video sono andata subito, ok, vai, controlla se c'è su Sephora, preso immediatamente. Ci sono tanti prodotti di questa linea che si chiama Color Wow, di questo brand, ma quello di cui vi sto parlando è lo spray, si chiama Supernatural Spray Dream Coat, che appunto dovrebbe fare questa pellicola magica sui capelli e far sì che tutta l'umidità, tutta l'acqua scivoli via ma non vada a renderli crespi. Sulle istruzioni dicono che va spruzzato sui capelli asciugati con asciugamano, quindi su capelli umidi, e poi si deve per forza utilizzare il phon perché questo prodotto viene attivato dal calore. Tra l'altro non lo sapevo questo, ma non va riutilizzato prima di 3 o 4 shampoo, quindi anche se andiamo poi a lavare i capelli, teoricamente questa barriera dovrebbe restare
su, allora questo non lo sapevo, staremo a vedere se è vero oppure no. Non capisco come sia possibile che quando lavi i capelli il prodotto rimanga, cioè allora non me li lava bene. Non lo so se mi piace questa cosa, ma se l'effetto è wow come il nome del prodotto, diciamo che io sarò soddisfatta. Vi farò sapere se siete curiosi di questo prodotto, appunto, se andate a controllare un po' su internet trovate tantissime recensioni, perché ormai è diventato super famosissimo. E tra l'altro Kim Kardashian non era pagata, non era una pubblicità pagata, da quanto ne sappiamo, quindi sembra che effettivamente sia miracoloso. Altro prodotto che ho preso, questo è un tubing mascara di Tarte Cosmetics. Se non sapete che cosa sono i tubing mascara, sono dei mascara, diciamo, di nuova generazione, che vanno ad abbracciare ogni ciglia e a creare una specie di pellicola attorno alle nostre ciglia per renderle più lunghe, voluminose, nere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo si vede moltissimo quando si va a rimuovere questo tipo di mascara, perché si toglie praticamente in pezzettini, mentre i mascara soliti sono molto più liquidi. Quindi questo qua non sbava, non cola ed è fantastico se avete una lacrimazione abbastanza abbondante oppure se sudate molto. Questi appunto potrebbero essere la soluzione. Ero anch'io molto curiosa di provarli, questi tubing mascara, perché non credo di averne mai avuto uno, ed ho visto che tutti parlavano benissimo di questo di Tarte Cosmetics, che si chiama Tartelette. Questo è il pack, molto carino, e questo, vediamolo assieme, è lo scovolino. A vedersi sembra un mascara normalissimo, ma appunto in realtà la tecnologia è completamente diversa. Se avete già testato un tubing mascara, fatemi sapere, non li fa ovviamente solo Tarte, esistono anche di altri brand, fatemi sapere come vi ci siete trovati, perché ho trovato tantissime recensioni positive, ma anche qualcuna estremamente negativa, quindi è sempre difficile, se non hai provato un prodotto, capire, ma appunto vi farò sapere anch'io dopo averlo testato com'è. Altro prodotto per capelli che ho preso, mi sto rendendo conto che ho preso un sacco di roba per i capelli in questo ordine, non ci avevo fatto caso. Ho preso, vabbè, questo è uno shampoo secco della Kerastase. Ho preso il formato mini da viaggio di questo shampoo secco, se non sbaglio a Los Angeles, perché avevo proprio bisogno di un formato mini senza dovermi portare dietro questo coso gigantesco, e mi ci sono trovata talmente bene che ho deciso di prendere anche il full size. Vedo che c'è un segno, una dentatura qui nel flacone. Vabbè, però si poteva anche incartare un pochino meglio, forse Sephora, che cosa dici? Anche perché questi sono prodotti che rischiano di esplodere se ricevono urti, perché sono prodotti infiammabili, così come c'è scritto qua. Quindi, un po' perplessa dal packaging di questo ordine. Comunque, se siete alla ricerca di un buon shampoo secco, date una chance a questo di Kerastase, almeno io mi ci trovo molto molto bene, e una cosa che mi piace è che non secca i capelli. Vabbè, uno, non lascia segni bianchi sui capelli, cosa molto importante, e numero due, è anche idratante perché contiene vitamina E. Mi sto rendendo conto in questo momento che ho svuotato un po' la box, ci sono ancora tutti i prodotti Rare Beauty che devo farvi vedere, che sono stracuriosa di spacchettare, ma mi sto rendendo conto che non mi hanno lasciato neanche un campioncino, cioè neanche il campioncino di un profumo, dei campioncini più insignificanti della storia, niente, non mi hanno dato niente con quello che ho speso. Cioè, si può 500 euro non lasciare neanche un campioncino, niente di niente? Boh, non lo so, sono veramente molto molto perplessa, devo dire. Anche perché tutti gli ordini che io ho sempre fatto su Sephora Italia, con 500 euro mi davano tipo 2-3 campioncini, cioè Sephora Francia, 0. Ok. In realtà, se le cose le acquisti in negozio da Sephora in Francia, i campioncini te li danno, quindi non mi è chiara questa cosa perché online no. Avevo anche una mezza idea, visto che la scorsa settimana sono stata a Parigi, avevo una mezza idea di fare shopping lì negli Champs-Élysées, che c'è lo store Sephora gigantesco, però in realtà poi ho pensato no, perché poi tutte le cose che acquisto devo portarle in giro per la città, e non è tanto comodo, visto che siamo rimaste solo in giornata, poi appunto la sera tornavamo, quindi non c'era un hotel dove poter lasciare le cose. Ho detto no, è meglio che faccio un ordine online, così appunto non devo trascinarmi in giro per Parigi tutto il giorno i prodotti. Però è stata una bella delusione. Vabbè, a parte questo, arriviamo alle cosine Rare Beauty, ragazzi.
Prima cosa, un po' a random vi faccio vedere quello che ho preso, ok? Allora, prima cosina, ovviamente ci sono tutte le cosine necessarie per fare un make-up completo. Prima cosina, ho preso questo duo eyeliner e mascara, si chiama Perfect Strokes. Ecco la box, appunto un duo che contiene entrambi i prodotti. Ok, che strano, non avevo mai visto un eyeliner impacchettato così, vi giuro. Cioè, e poi c'è il mascara. Eccolo qui, pack, devo dire, molto pulito e semplice. Anche qui voglio sapere che cosa ne pensate dei prodotti Rare Beauty. Se li avete già testati, fatemi sapere. Mi sembra il packaging molto pulito, molto clean e molto molto semplice, con queste tonalità molto naturali, questo nude rosato, e mi piace molto anche i trucchi che ho visto, le locandine che ho visto di questo brand, con trucchi molto naturali su tonalità nude però glowy, quindi insomma mi piace. Andiamo a spacchettare questo eyeliner, che è il Perfect Strokes Matte Liquid Eyeliner, quindi effetto matte, cioè stranissimo. Anche qui pack super super semplice di questo colore nude, sembra una penna. Eccolo qui, un eyeliner a pennarello, andiamo a swatcharlo e vediamo com'è il tratto. Beh, non mi sembra niente male e la punta mi sembra anche abbastanza rigida da riuscire a fare un tratto bello sottile volendo. Poi palette ombretti, se non sbaglio c'era solo questa in due o tre, due colorazioni diverse mi sembra, ed è la Discovery Palette in versione Came to Play. Allora, molto carina la palettina, però devo dire che per il prezzo che ha mi aspettavo un packaging un pochino meno cheap, forse questa plastica non mi fa impazzire. Mentre la forma e la colorazione sono molto molto carine, appunto sempre questo nude che è ormai un po' il signature look del brand. Vediamo le colorazioni. Allora, naturalmente per restare in palette ho preso quella con tonalità più rosate, perché ce n'era un'altra che secondo me invece è molto più adatta a chi ha una carnagione più, diciamo, calda rispetto alla mia. Queste sono le tonalità perfette se siete un'estate o un inverno, quindi avete un sottotono freddo. Eccoli qua, sono tutti ombretti in polvere opachi, tranne questo e questo al centro, che sono glitterati. Questo è più shimmer, mentre questo al centro è decisamente super super glitterato. Voglio swatcharlo subito, tra l'altro, per vedere com'è. Oddio, mi sembra super polveroso e chunky, cioè ci sono dei pezzettini tipo di prodotto. Non lo so se questo mi fa impazzire, non lo so se riuscite a vederlo, ma ci sono tipo proprio pezzettoni di prodotto. Li vedete? Penso che così riusciate a vederli. Sembra quasi neve finta, tipo. Vediamo swatchandolo proprio sulla mano come si comporta. È un po' meglio, però questo glitterato non mi fa impazzire. Facciamone uno normale, cioè in polvere senza glitter, vediamo com'è. Ok, questo non mi sembra affatto male, super pigmentato. Proviamo anche quest'altro. Anche questo non mi sembra niente male. Quelli opachi non mi sembrano male, ma questo è terribile. Naturalmente dobbiamo provarli applicandoli sugli occhi per vedere la vera resa del prodotto, però la qualità di questo al centro secondo me lascia molto a desiderare. Non so se sono l'unica a pensarla così. Mentre gli altri invece mi piacciono molto, quindi non lo so. E anche la grandezza di questa cialda secondo me è un po' esagerata, perché è il doppio di tutti gli altri colori, ma alla fine, se ci penso, quello glitterato sarà quello che uso di meno. In realtà ha senso, perché si può applicare su tutti questi ombretti come top coat per renderli glitterati, quindi insomma. Però mi lascia un po' perplessa il fatto, appunto, che rimanga proprio in pezzettini, tipo mi ricorda la neve finta. Un po' delusa da questa palettina, posso dirlo, un po' delusa. Poi, altro prodotto sempre di Rare Beauty, ho preso naturalmente anche il correttore in tonalità 120C.
Vediamo se è giusta, perché ho preso tutto online, quindi non sono sicura sulle tonalità. Che carino! Questo packaging mi piace un sacco. È molto singolare come packaging, non avevo mai visto un correttore con un tappino simile. Ok, l'applicatore è molto grosso, in realtà. Vediamo se... come colore, beh, io direi che ci siamo. Naturalmente l'ho preso più chiaro perché è un colore che voglio utilizzare sulla zona del contorno occhi, dove di solito dobbiamo andare sempre con un colore di una tonalità più chiara rispetto a quella del fondotinta, se vogliamo illuminare un attimino questa zona, che è quello che piace fare a me. Quindi non mi sembra appunto affatto male. Avrei potuto prendere anche la tonalità più scura, ma non mi sembra male per appunto la zona del contorno occhi. Mi sembra che si sfumi con molta facilità, ma non ha tantissima coprenza in realtà, quindi secondo me, per chi ha tante occhiaie o comunque ha bisogno di coprire molte imperfezioni, questo non è l'ideale. Dà sicuramente un effetto molto naturale e glowy, che è un po' il mood di questo brand. Ed eccolo qua, devo dire appunto il packaging mi piace un sacco. Per le sopracciglia ho preso la Brow Harmony Pencil and Gel, ed è questa qui in tonalità, tra l'altro, cool brown. Prendo sempre tonalità fredde per le sopracciglia, lo sapete. C'era la cool brown che mi sembrava l'unica abbastanza chiara e fredda, altre davvero non ce n'erano. Da una parte c'è il gel colorato con scovolino, piccolino piccolino, e dall'altra c'è invece la matita. Poi ho preso il Soft Pinch Matte Liquid Blush in colorazione Bliss. Questo packaging io lo adoro, con questo tappino. Questo ha il tappino dorato, ed ho preso questa colorazione che è abbastanza chiara e rosata, quindi va bene per la mia carnagione. Swatchiamolo assieme e vediamo com'è. Bellissimo questo colore, super pigmentato devo dire, ma si sfuma anche molto facilmente, ma veramente ne serve pochissimo, ne ho applicato tanto tanto tanto. Molto molto bello il colore, mi piace un sacco. Poi naturalmente non poteva mancare un bronzer, ho preso il Warm Wishes Effortless Bronzer Stick, l'unico bronzer di questo brand, e vi devo dire che sono tutte colorazioni estremamente calde. L'unica veramente un pochino più neutra fredda è questa, che si chiama Happy Soul, che si può utilizzare anche per il contouring. Adesso vediamo, almeno spero. In realtà anche questo è abbastanza caldo, ma tra tutti era il più neutro. Gli altri sono tutti molto molto caldi, molto 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 arranciati, quindi attenzione con questi bronzer in stick, perché per il contouring non vanno tanto bene. Io ve lo dico spesso, il bronzer ed il contouring sono due cose separate. Il bronzer si applica per dare un effetto baciato dal sole alla pelle, mentre il contouring lo utilizziamo per creare le ombreggiature sul viso, ok? Quindi per fare il contouring ho bisogno di una tonalità molto fredda. Questo diciamo che forse sarà passabile, dovremo provarlo, ma era decisamente il più neutro tra tutti. Adesso vederlo è arancione praticamente, quindi appunto qui un po' secondo me un prodotto contouring un pochino più freddo di questo brand manca. Tutto sommato la pigmentazione è quella giusta, si sfuma con facilità, ovviamente dovremo provarlo. L'unica cosa appunto sono le tonalità, le colorazioni un pochino difficili per chi ha la carnagione molto chiara ed un sottotono molto freddo come il mio. Arriviamo al fondotinta. Naturalmente per un trucco completo dovevo prendere il fondotinta. Qui ragazzi facciamo una scommessa, secondo voi ho azzeccato il colore? Ci ho messo una vita per sceglierlo ed ho preso alla fine il 140C. C'era un'altra tonalità più chiara, sempre fredda, su cui ero un po' in dubbio. Alla fine ho preso questa appunto perché sto applicando l'autoabbronzante sul viso, quindi per forza sono un po' più scura della mia normale tonalità e quindi non ho preso la più chiara ma quella dopo. E allora, a vederlo onestamente non mi sembra male il colore. Allora, intanto il packaging quanto è carino. So che è molto semplice, niente di eccezionale, però a me piace un sacco. Andiamo a... non si apre, ok, andiamo a vedere
Mi sembra parecchio chiara, meno male che non ho preso, volevo prendere la colorazione ancora più chiara, quella sarebbe stata inutilizzabile per me, però questa dovrebbe andare bene. Mi sembra giusto perché la tonalità più scura secondo me sarebbe stata troppo scura per me, quindi penso proprio di aver azzeccato. Sono curiosa di capire la coprenza com'è di questo fondotinta perché non mi sembra per niente coprente, sicuramente non è abbastanza coprente per me perché proprio già solo picchiettandolo è molto molto traslucido e questo naturalmente lo rende molto naturale, che è appunto un po' il mood di questo brand, quindi make-up naturale, tonalità nude, quindi un look glowy ma comunque non troppo effetto truccato, quindi è sicuramente un fondotinta molto naturale, però secondo me non mi darà tanta coprenza, quindi non sarà il mio fondotinta preferito, ma appunto lo testeremo assieme in un video prossimamente in cui utilizzeremo solo questi prodotti, quindi vedremo effettivamente come sono. Non voglio pronunciarmi troppo perché i prodotti vanno provati per capire bene come si comportano. Altro prodotto che mi serve per un trucco completo, naturalmente la cipria. Questa è la Always an Optimist. In colorazione ho preso la Light. Se non sbaglio, questa era l'unica tipologia di cipria che ha questo brand. Molto molto bello il pack, sempre con le stesse tonalità nude ed è una cipria in polvere libera. Che figata il packaging, ragazzi! Si può aprire e richiudere in modo che la cipria non vada a finire ovunque. Questa cosa dovrebbero farla tutti i brand che propongono cipria in polvere libera perché sono sottilissime, finiscono ovunque e appunto io adoro, adoro questo packaging. E ultima cosa che ci manca per un trucco completo, naturalmente, sono i prodotti labbra. Ho preso questo mini kit che contiene sia la matita che il rossetto, si chiama Kind Words ed entrambi hanno un finish matte, quindi questo mi ispirava tantissimo. Sono molto curiosa di vedere la colorazione perché ci ho messo una vita a scegliere le colorazioni, ragazzi. In particolare, oddio, ma è veramente piccolissimo questo rossetto. In particolare, ero molto molto curiosa di provare questa colorazione che secondo me è la più bella ed è un sì, effettivamente è proprio il colore perfetto per me, cioè azzeccato, è bellissimo, è tipo un rosa nude, stupendo. Vediamo anche la matita, fantastica, super morbida, super pigmentata, sono veramente questi, adoro. Eccoveli swatchati entrambi, matita e rossetto. Come sapete, mi conoscete benissimo, quindi sapete che queste sono le mie tonalità labbra preferite. Questo è quanto per il video di oggi, mia family. Si sta scaricando anche la batteria. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se è così, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Mi raccomando, altrimenti non vedete i prossimi video che usciranno. Io vi mando un bacio gigantesco. Vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30. Come al solito, il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimo e a domani con un nuovo video. Mua.